Anche se mia madre tuttora ignora il significato di raw food, che invece va tanto di moda, d'estate ci preparava sempre questa pasta deliziosa. Zucchine, carote, olive e pomodori datterini dolcissimi sono gli ingredienti principali per questa pasta con un condimento crudo ideale per l'estate da portare sotto l'ombrellone. Mi sono lasciata ispirare dai vortici attorcigliati di questo formato di pasta e fusilli integrali per creare qualcosa di nuovo e totalmente inedito anche con le mie verdure. Se ti ho incuriosito, vediamo la ricetta. Cominciamo grattugiando le verdure. Spunto la zucchina e la grattugio finemente con una grattugia. Procediamo con la carota. Visto che dovrei mangiarle a crudo, ti consiglio di utilizzare solo le zucchine più fresche e giovani. E adesso arriva la parte divertente. Prendo una zucchina, la spunto e la inserisco all'interno della spiralatrice per creare delle spirali. Così. Ora procedo con la carota. Arricciamo anche la carota. È il momento dei pomodorini. Li taglio a quarti. A questo punto procedo con le olive. Li taglio a rondelle. E voilà. Capperi di salati per un tocco di salinità, qualche fogliolina di basilico, la spezzetto con le mani, per profumare della scorza di limone, grattugiata, e per un tocco di acidità in più puoi utilizzare anche il succo di limone, un giro d'olio, un pizzico di sale, una grattugiata di pepe macinato fresco. E ora giriamo per amalgamare tutti gli ingredienti. Ho già messo a cuocere la pasta in abbondante acqua salata e ora mi dedico alla tostatura dei semini di zucca. È straordinario pensare quante proprietà benefiche ci sono all'interno di questi piccoli semini. Oltre al magnesio, allo zinco, gli omega 3 vegetali, possono contribuire anche al nostro benessere psicofisico e anche al nostro buon umore. Padella calda e senza grassi, li tosto per 2 minuti. Pensa che questi semini possono essere anche un ottimo snack sano da sgranocchiare tutte le volte che vuoi. Ecco la mia pasta scolata al dente. La verso nel condimento crudo. Mischiamo bene. I semini tostati. Le spirali di verdura. Un filo d'olio. Completo con della ricotta salata. Se vuoi, puoi utilizzare anche della ricotta salata infornata. E mentre in piatto, riguardiamo insieme tutti gli ingredienti che occorrono per preparare questa ricetta. Ingredienti: fusilli integrali alla crudaiola con ricotta salata e semi di zucca. Per 4 persone, 320 g di fusilli integrali, una zucchina giovane da 180 g, una carota da 180 g, 250 g di pomodori datterini, 5 foglie di basilico, 80 g di olive nere morate denocciolate, scorza grattugiata di un limone non trattato, 40 g di ricotta salata grattugiata, 40 g di olio extravergine di oliva, 20 g di semi di zucca, 10 g di capperi dissalati,
un pizzico di sale, un pizzico di pepe. Per decorare, una zucchina, una carota, foglie di basilico. Ecco pronta la mia pasta integrale alla crudaiola, veloce, semplice e profumatissima. Hai preparato la schiscetta da portare in spiaggia? Sano e anche buono, parola di Federica.